Argentario oggi affronta un aspetto di questo promontorio che soprattutto negli ultimi tempi sta invadendo le pagine dei quotidiani e non solo. Parliamo di edilizia. Un promontorio di cemento? Non proprio. Un promontorio dove è sicuramente regnata per anni una speculazione edilizia di cui la gente comincia a stancarsi, perché si vede portar via sotto gli occhi pezzi di spiaggia e spazio verde per dar posto a mostri di costruzione che non si integrano, piuttosto deturpano il paesaggio. Paesaggio unico ed irripetibile quello di Monte Argentario, che andrebbe salvaguardato, curato ed accarezzato nel rispetto della natura che è stata tanto magnanima in questo luogo. Una natura che reclama giustizia in qualche modo, come giustizia reclamano i suoi paesani, che sono stanchi di come sono andate le cose negli ultimi tempi. I famosi muri del pianto, quelli di Cantoniera, spiaggia vicino al paese ed accessibile anche a piedi, e di Terra Rossa, località a metà strada tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano, non sono che la punta di un iceberg fatto di cemento, perché c'è dell'altro. Vicepresidentessa Anna Maria Scotto, quali sono i suoi ricordi legati a questa spiaggia? I miei ricordi sono moltissimi, perché quando ero piccola c'erano i miei nonni che ci portavano qui alla Cantoniera. Praticamente si passava tutta la giornata tra urla, bambini, tuffi a mare, questo bel mare così. Poi c'era mio nonno che pescava il pesce e si stava fino alla sera, che poi si faceva il pesce arrosto con questi falò, e mi ricordo che si andava a casa così contenti, diciamo, di essere stata in questo pezzo di paradiso terrestre, per noi era, ed ora si è stato tolto. Presidentessa Deborah Sciarpena, è stata una battaglia dura quella per arrivare a tutto quello a cui siamo arrivati. Parliamo del muro della Cantoniera o mostro della Cantoniera? Lo definirei più mostro della Cantoniera, senza dubbio. Noi ci siamo riuniti, abbiamo visto la necessità di riunirci in questo comitato cittadino spontaneo per quello che poi sta succedendo in questa spiaggia, poi lo mostrerete meglio in tutte le sue particolarità, perché ci siamo trovati di fronte a quello che è veramente, come abbiamo definito prima, un mostro di cemento senza, penso, nessun uguale qui all'Argentario. E ci siamo riuniti apposta per cercare comunque di sensibilizzare sia l'opinione pubblica che l'amministrazione, sia l'amministrazione comunale, che tutti i vari enti che si dovrebbero occupare della cosa, per cercare ed arrivare comunque all'abbattimento di questo muro, che è una cosa pressoché indegna. Le cose che abbiamo fatto, ecco, ci siamo riuniti, abbiamo organizzato quella che è stata una manifestazione, che è stata molto importante per l'Argentario, perché diciamo fino a quel momento non avevamo mai avuto una manifestazione del genere. E adesso stiamo continuando la nostra lotta, un po' anche con questa trasmissione che speriamo sia determinante, che anche ci porti l'aiuto per comunque proseguire questa battaglia. La nostra paura è fondamentalmente che dopo tutto quello che abbiamo fatto, cioè ci sono inchieste aperte, la magistratura, ci sono sequestri, ma la nostra paura è che poi, come diciamo sempre, finisca tutto un po' nel dimenticatoio e comunque di fatto quello che è successo rimanga qui e non venga mai distrutto.